Oggi Berto della vostra, andrò all'incontro su Pokémon Adventure. Nello scorso episodio ci siamo fermati praticamente qui a Percorso 9. Dopo aver sgominato il Team Rocket a Trovit Island e aver vinto la terza medaglia della Lega Orange. Quindi, iniziamo subito questa nuova avventura nel Percorso 9. E abbiamo subito Ursula. Ah, vuoi seguirmi fino a casa? No. Hai fatto bene perché abito nell'isola delle sirene. Ok, quindi quella era una sirena, fammi di parlare tu. Quest'isola era conosciuta come l'isola delle sirene. Ah, comunque sono pazzo ad ogni modo, ok. Isola pazza, o della pazzia se vogliamo chiamarla. Non so cos'è Bejeebers, ma va bene. Mio marito è stato ucciso da uno di quelle sirene. E questa storia ha qualcosa di rilevante? Beh, questo plot era stato tagliato fuori dal creatore. Ad ogni modo, lascia che curi i tuoi Pokémon. Ma ok. Perché fanno queste cose? Non ha senso, eppure c'è. Allora, vediamo un po'. Se ci sono allenatori qui, vuoi seguirmi fino a casa? Certo, bene. Forse non dovrei parlare con loro, ma vabbè. Perché scompaiono. Ok, ti seguirò. E guarda nei miei occhi, seguimi fino alle profondità dell'oceano. Ok, ti seguirò. Dunque, penso che la cosa da fare ora sia naturalmente cercare un posto dove atterrare, tra virgolette atterrare. Però devo stare attento perché forse ci sono delle sirene che vogliono trasportarmi nelle profondità marine. Angela o Angel, va bene. Sembra che non possa aprire la mappa dell'arcipelago Orange, strano, eh? Io neanche ce l'ho la mappa dell'arcipelago Orange. Ma ci sono Pokémon in quest'area? Questo è un altro punto del percorso 8 dove non sono stato, ovviamente. Oh, percorso 16. Finalmente. Oh, perfetto. Ho trovato un nuovo percorso, bene. Ok, questo Lapras invece. Cos'era? Oh, un labirinto? Tiki Island! Cosa dovrei guardare, Friends o Seinfeld? A sto punto, Friends. Allora, fatemi leggere bene. Ha detto: non mi fermerò finché non avrò ucciso quel coglione di grado A. Vabbè, grado A, tra virgolette, di prima classe, ecco, diciamo così. In poche parole, questa vuole uccidere una persona. C'è molta pesca a Tiki Island, ok. Ma io voglio andare avanti, non voglio. Yeah! E la Madonna! E che vista c'ha! Sì, vabbè. Nella vita reale si vedrebbe così lontano, ma nei giochi Pokémon no, dai, non esiste. Allora, mi ha fatto un po' il culetto. Ricordo che il gioco mi si è buggato, quindi praticamente ho strumenti infiniti. Oh, allora, qui c'è una parte nuova del percorso. E vediamo un po' dunque, questo è un allenatore. Ah, Fairchild Island. Ah, forse l'ho letta di Fairchild Island. Non è che è oh mio Dio. Non è che è quell'isola dove è stata portata blu. Dovrei parlare con la stessa portata blu insieme ad Argento o Silver, chiamiamolo così. Che poi si legge di questa cosa nel manga di Gold, verso la fine del manga di Gold, mi sembra. O una cosa, non mi ricordo preciso. Comunque sì, parliamo con Ash. Link! Sapevo che eri qui. Che saresti stato qui. Beh, gli allenatori pro come noi non possono aspettare di arrivare alla Lega Orange. Sì, questa è una di quelle ragioni. Ok, è sempre strano i discorsi che fanno qui sono sempre strani. Ad ogni modo, mia madre è anche qui. Perché non vai a salutarla, Delia? Voglio dire, la signora Ketchum è qui? Ah, ok. Oh, ma quello è un assistente del professor Oak. Forse dovrei meglio a parlarci. Dragonite! Ah, sì, Delia Ketchum è qui, lo so. Fammi di parlare con te! Ci sono molti Pidgeot e Rhydon, ok.
Se ci mettiamo a lavorare insieme, la scuola sarà finita in poco tempo. Stiamo costruendo una scuola. E la signora Ketchum? Link! È una sorpresa vederti qui, Link. Salve, Miss Ketchum. Mamma, ho incontrato Link. Ti dispiace se vieni a mangiare con noi? No, di certo. Non mi importa. O meglio, non mi concerne. Diciamo che non le dispiace, ecco. È bello vedere mio figlio con degli amici. Oh, mamma! Laughing, stai ridendo proprio traduzioni alla grande qui. Stai ridendo di me, Pikachu? Ash è proprio cresciuto ora. All grown up. Ma perché? Sembra quasi che lei sappia che Ash, cioè, o meglio, hai testo ha fatto, sì, ha fatto in modo, diciamo che ha implementato in questo gioco la creepypasta di Ash che è finito in coma, la creepypasta del ricordo. Lo ricordo, non sono storie vere, ma inventate giusto così per fare paura o per divertirsi tutti appassionatamente insieme. Però hai testo della implementata in questo gioco. Però adesso dal discorso di Delia sembra che Ash sia vivo. O meglio, che no, sia vivo, che non stia in coma. Ma va bene, mi va benissimo così. Andiamo, questi sandwich sono deliziosi, Miss Ketchum. Ok, io vado ora, davvero Ash? Sì, voglio diventare il più grande allenatore di Pokémon di sempre. Pikachu e io abbiamo attraversato molte difficoltà. Abbiamo combattuto il Team Rocket. Shapeshifting Ghastly, un Ghastly cambia forma. Pokémon giganti e... E la mamma piange. Mamma, mi dispiace, starò ancora un po', ok? No, no, sono così fiera di te. È solo che mi manchi tanto. Mamma, ti prego, fermati. Link sta qui. Dopo un'ora e mezza, half an hour later, no, quindi mezz'ora dopo. Ok, ora devo andare, mamma. Link, ci si becca. Mi spiace che tu abbia dovuto vedere tutto ciò, Link. Sono così contento che Ash abbia un amico come te. Beh, sì, Ash mi ha aiutato un po' di volte. Sì, comunque sia, quel ragazzo si caccia sempre nei guai. Ah, sarà bene, Ash. È davvero un grande allenatore. Cavolo, si è anche svegliato dal coma. Questo è qualcosa, giusto? Giusto. Ad ogni modo, arrivederci, Link. E eccolo! Allora. A quanto sembra, hai testo da fatto sì che Ash si svegliasse dal coma, ma... Ma qui c'era una pianta e Delia stava proprio qui. Ma sembra che Delia non sia d'accordo con quello che le ho detto. Perché? Non lo so. Qualcosa non mi ritorna. Oh, ho tolto tuono. Cioè, fulmine, no, tuono. Ad ogni modo... Bella, una bella citarella intorno al mulinello. Allora, percorso 19. Azzo, qui non so dove andare. Però faccio un salvataggio veloce perché non è che posso ricominciare tutto quanto il pezzo da capo per vedere solo dove mi porto un mulinello. Sì. Citrus Island. Ma se io non prendevo il passaggio per Citrus Island, dove mi avrebbe portato? Ah, sempre qui mi portano allora. Oh, quanti allenatori. Oh, ragazzi che stanno giocando. Non è che abbia voglia di combattere contro questi. Parti. Oddio, se anche quello mi dice parti, giuro che flippo il tavolo, Che poi non è neanche un tavolo quello dove sto giocando, ma va bene. Ecco, parti. Mo lo flippo. Allora, Athena, non sarebbe sexy se Dattrio... Allora, attenzione! Non sarebbe sexy se il corpo di Dattrio... Se i corpi di Dattrio fossero tre ragazzi muscolosi che si abbracciano? No, non sarebbe bello. Perché se così fosse... Oh, Entei. Ma scappa anche lui. Oh mio Dio, è Mew. Ma c'è Mew di qua. Attenzione. Quello era Mew. Non ci credo, non ditemi che... No, non ditemi che Aetestud ha fatto quello che penso io. Non ditemi che questo questa cosa è collegata alla foresta di Pallet Town. Stavo dicendo, se la testa, se Dattrio fossero tre ragazzi muscolosi che si abbracciano,
la testa che vediamo che spunta dal terreno, cosa sarebbe del corpo di Dradrio? Cosa sarebbe? Ecco, vi lascio. Lascio a voi l'immaginazione. Ma io direi di andare avanti e vedere cosa troviamo. Dunque, qui cosa c'è?